Eccoci qua. Buonasera a tutti. Finalmente ci siamo. Come state? Spero tutto bene. Qua siamo di nuovo sull'acquario dei pesci rossi. Sapete, così faccio, alterno un pochino acquari tropicali, acquari con i pesci rossi, così da fare qualcosa di diverso. Che i vostri pesci siano in forma. Oggi andremo molto comune, che mi è stato chiesto da tipo 5-6 persone, che quindi mi fanno, posso mettere i pesci rossi con pesci tropicali, altri pesci di diverse tipologie o tante altre cose. Vediamo un po' tutto in questa live. Ho preparato meno argomenti dell'ultima volta, così da non andare a fare un'ora e mezza. E quindi niente, adesso magari prima di iniziare aspettiamo che entri qualcun altro. E ricordate sempre, per qualsiasi tipo di domanda non fatevi problemi. E per il resto, niente, sono felice che siamo arrivati al traguardo degli 800 iscritti. Infatti, questa live è anche apposta per questo. Come ho detto, farò una live ogni 100 iscritti. Quindi ho fatto quella per i 700, quelli per i 500 e oggi quella per gli 800. Aspettiamo di arrivare in 8, ma mi sa che stiamo andando abbastanza veloci. Ho preparato molti argomenti per il grande pesce rosso qua in questa vasca. Per chi non mi conoscesse, i pesci rossi staranno qui solo ed esclusivamente per l'inverno ed estate staranno in dei vasconi fino a inizio autunno. Sei, sono diventati veramente grandi in questi mesi, alcuni sono anche a 2 cm di lunghezza. Spero che l'audio si senta bene, che vada tutto bene, anche se le immagini fa proprio schifo. Aspettate che provo a abbassare la luminosità del computer, che vedo che c'è il riflesso. Che c'è il riflesso qua, sulla vasca, mi sembra. No, non mi ricordo come si fa. Aspetta. Targo, che quindi sono ancora sul fondo, non mangiano ancora come dovrebbero, quindi piano piano inizierò a integrare con un'alimentazione più variegata. Per adesso si nutrono di elementi naturali, quindi sto lasciando le zanzare, poi le butto un po' di mosche. Ogni tanto mangiano qualcosa, ma non ancora. C'è da dire che qua da me fa ancora un po' freddo, non si va sotto zero, ma il ghiaccio non c'è già più. Però ecco, non sono ancora sveglie. L'acqua devo cambiarla perché adesso con tanto sole inizia a intorbidirsi, ma se no per il resto sono in piena forma. Nonostante il letargo, quindi nonostante non abbiano più mangiato niente, sono cresciute ancora. Quindi preparatevi la prossima estate a avere delle jumbo koi enormi. E no, per il resto stanno benissimo. Ciao, come stai? Complimenti per il canale. Ho una domanda. Pesci rossi e pulitori, come faccio a non far mangiare i rossi le pasticche per i pulitori? Grazie. Non voglio già dirti su tutto subito perché ne parleremo proprio nella live di pesci rossi e pesci pulitori e vedere come farli convivere e se possono convivere. Ma non aspetto la fine, quindi te lo dico presto. Comunque, perfetto, siamo abbastanza per quello che mi aspettavo. Ciao a tutti. Ma i pesci dormono? Sì, come lo Zori JG. L'ho già fatto un video così che era molto curioso. Comunque sì, i pesci dormono, non è facile da vedere perché dormono in assenza di luce, quindi dormono quando abbiamo gli acquari spenti, siamo anche noi a dormire. E come dormono? Loro stanno semplicemente sul fondo. Ci sono pesci che dormono in modi diversi dagli altri, qua parliamo di pesci rossi, quindi loro vanno sul fondo, boccheggiano un po', ma neanche più di tanto. Iniziano a non muoversi più, a scolorirsi e così via. Ok, siamo in 6. Aspettiamo ancora un attimo e poi cominciamo. Vi dico già più o meno di cosa parleremo, allora il titolo è molto vago. Parleremo, come ho detto, di convivenze con i pesci rossi, perché come molti sanno, il pesce rosso non è un pesce che si può mettere con qualsiasi tipo di pesce. Come tutti, ha le sue necessità, ha i suoi compagni di vasca, ha la sua vasca proprio, ed è proprio un argomento abbastanza complicato, che quindi ho deciso di farci una live perché è abbastanza lungo. Vedremo la convivenza con altri tipi di pesci. Ma la cosa più importante
È proprio la convivenza tra diverse varietà di pesci rossi. Anche se sono sempre pesci rossi, ci sono delle varietà che tecnicamente non possono stare con altre. Anche lì è una cosa non molto raccontata, non molto conosciuta, e quindi è proprio per questo che voglio raccontarvelo oggi. Quindi magari se siete pronti ad acquistare nuovi pesci rossi, oppure se volete acquistare nuovi pesci, siete nel posto giusto. Voglio solo vedere, spero che l'audio vada bene perché sapete che qua si è sentito un rimbombo perché sto sentendo l'audio dal telefono. Solo vedere, spero che l'audio vada bene perché sapete che qua. Ok, perfetto. Perfetto, perfetto. Comunque, se avete ancora domande, adesso non cominciamo ancora, quindi. Allora, se posso chiedere, com'è nata la passione per i pesci? È nata non tanto tempo fa, se devo dire, è nata 3 anni fa. Grazie a un mio amico, che ringrazio, che al compleanno mi regalò 2 ore d'aranciu, quindi una varietà di pesci rossi molto particolare, in una vaschetta minuscolissima, più piccolissima, sarà stata pochi litri. Io ero completamente ignorante in materia, completamente, e quindi ho cominciato ad allevare questi piccoli oranda. Non sono durati tantissimo, purtroppo, perché non conoscendo niente me li sono trovati in casa senza motivo. Poi ho iniziato ad acquistare acquari, ho iniziato ad allevare i primi pesci oranda a testa di leone, ho iniziato poi ad avviarmi un po' sul mondo dei laghetti, poi era una reazione a catena, ho cominciato anche con gli acquari tropicali e sono arrivato al giorno d'oggi con una vasca per pesci rossi, una vasca per pesci tropicali e un laghetto, un bonsai pond e un vascone nuovo da 350 litri che vi presenterò quest'estate. Quest'estate, primavera, dipende poi da com'è il tempo. Allora, come i gatti e i cani che possono essere infettati, anche i nostri pesci possono essere contagiati dal Covid. Non mi è mai stata fatta questa domanda, ma posso solo dirti una cosa. I virus in acquario non credo esistano e in acqua non credo possano sopravvivere. Quindi sono sicuro che non la possano prendere. Con gli altri animali, invece, quindi i cavalli e altri mammiferi, quindi grandi mammiferi come noi umani, sono già stati dei. Allora, ma si può tenere guppi pesci? Allora, siamo arrivati in 8, non voglio perdere tempo, cominciamo subito. Rispondo subito a Luca, ma si può tenere guppi con i pesci rossi? Sempre qui anche per una persona che mi ha chiesto prima, ne parliamo proprio adesso, quindi aspetta un attimo e arriviamo a parlare anche di convivenza tra pesci rossi e pesci tropicali. Eccoci qua, allora comunque, iniziamo a parlare proprio dell'argomento di oggi, quindi convivenza con pesci rossi, sì o no? Con quali altri pesci? Può stare con i pesci tropicali? E parleremo anche della storia di Kohaku. Allora, intanto abbiamo delle caratteristiche che possiamo guardare in ogni tipo di pesce per vedere più o meno con che tipologia di pesci può stare. Dobbiamo guardare un po' di punti. Intanto devono avere valori simili se non uguali. Quindi due pesci non possono stare nello stesso acquario se devono abitare in valori diversi. Quindi per farvi un esempio, un Betta splendens, quindi un pesce combattente che vive in acque molto acide, non può stare con un pesce rosso, perché il pesce rosso vive in acque decisamente più dolci. Vi faccio sempre degli esempi così per far capire. Quindi un valore adatto deve essere adatto sia a uno che all'altro, non deve essere un mix fatto male, perché sennò i pesci possono soffrire veramente tanto e avere problemi alle branchie. Il secondo punto invece è la temperatura. Ci sono pesci, come sapete, che hanno necessità di avere un termoriscaldatore, quindi avere acque sui 25-30 gradi, quindi parliamo di pesci tropicali, a differenza di altri pesci, come i nostri amici pesci rossi, che hanno bisogno di acque, ovviamente differenza tra pesci eteromorfi e omeomorfi, quindi gli oranda devono stare in acque più calde, quindi tra i 17 e i 25 gradi, a differenza degli omeomorfi, che sono i pesci rossi comuni, che possono stare tranquillamente anche sotto il ghiaccio, quindi a temperature molto rigide. Ma di questo ne parleremo dopo. Vediamo anche proprio la vasca, quindi due pesci hanno bisogno di una determinata tipologia di vasca, proprio di allestimento.
Per farvi un esempio, un pesce rosso ha bisogno di poche piante, a differenza, che ne so, di un pesce neon che ha bisogno di grande, grande piantumazione. Quindi l'ambiente è proprio diverso da pesce a pesce. Un pesce potrà stare insieme a un altro se hanno un ambiente comune. Ovviamente bisogna anche guardare proprio l'origine, anche l'origine geografica. Ci sono pesci del Sud America, pesci africani, pesci del Giappone, della Cina, ecco. È meglio evitare di mettere insieme pesci, che ne so, che arrivano dalla Cina con dei pesci che arrivano dal Sud America, ecco, quindi proprio completamente diversi. Evitare quindi di fare acquari di comunità, chiamati in gergo fritto misto, che posso dire che ero il perfetto esempio fino a 2 anni fa con il mio primo acquario. Nel mio primo acquario avevo mischiato pesci da ogni origine, proprio ho anche i video sul canale, quindi se vi interessa andate a vederli pure. Per farvi un esempio, Kohaku stava con i betta, stava con i guppi, stava con i plati, ma era una cosa pazzesca, non so come facessero a vivere. Di questo poi ne parliamo anche dopo. Litraggi e dimensioni della vasca. Ecco, vi faccio un altro esempio, quindi sempre per il pesce combattente ha bisogno di vasche molto piccole, a differenza di un pesce rosso che ha bisogno di vasche molto grosse, quindi non possono convivere. Per un pesce rosso dobbiamo trovare quindi un compagno con queste caratteristiche. Facciamo l'esempio proprio dei nostri pesci rossi, quindi come deve essere il loro compagno di vasca? Il loro compagno di vasca deve vivere, per farvi un esempio, di un pH tra 7 e 7,5, quindi acque molto dolci. Deve stare in una temperatura tra i 17 e 25 gradi, nel caso degli oranda, e 10-20 gradi nel caso dei pesci rossi, quindi un pesce che non sta a grandi acque tropicali. Quindi, rispondendo prima a Luca, evitiamo proprio anche il pesce tropicale. Per esempio il guppy vive a 25 gradi, potrebbe a livello di temperature stare con gli oranda, ma non è consigliabile anche perché è un pesce piccolino. Non ho detto che bisogna guardare anche le dimensioni, quindi evitiamo di mettere pesci piccolini con pesci di grandi dimensioni. Se per il semplice motivo che o sono carnivori o sono onnivori e quindi se li mangeranno presto. Ovviamente facciamo eccezione per quelli alghivori e erbivori. Ha bisogno di un ambiente poco piantumato il pesce rosso, quindi altri tipi di pesci tropicali come discus e scalari che hanno bisogno di grandi, grandi, grandi posti dove nascondersi non possono stare assolutamente insieme perché, come abbiamo detto, il pesce rosso è un pesce che ha bisogno di acquari con un allestimento povero. Fondale variegato, quindi per esempio un koi doras, mi era stato chiesto in un video se poteva stare con un pesce rosso, non può stare assieme a questi pesci perché ha bisogno di un fondale molto fine, a differenza di un pesce rosso che deve vivere in un fondale molto spesso e fine tutto insieme. Quindi bisogna guardare anche questo perché è molto importante. E anche, come ho detto prima, delle piccole dimensioni. Quindi abbiamo dei pesci come questi che raggiungono grandi dimensioni tranquillamente, evitiamo di prendere pesci di piccole dimensioni. Un'altra cosa che non ho ancora detto, evitiamo anche pesci con grandi pinne, perché nel caso dei pesci rossi comuni, quindi quelli monocoda, sono attirati dalle pinne voluminose di altri pesci, di conseguenza li andranno a mangiucchiare, portando grandi stress al povero pesciolino e forse persino alla morte. Spero di no, ma funziona così, il mondo dei pesci è crudele, se devo dire la verità. Una cosa importante, che anche qui è stata chiesta più di una volta, non mischiamo pesci eteromorfi con quelli omeomorfi. Questo vuol dire che pesci rossi comuni, quindi monocoda, che diventano anche molto più grandi, non dovrebbero stare con gli oranda, a eccezione di molti esemplari. Ripeto, come dico sempre nei miei video, i pesci rossi, come i pesci in generale, non sono tutti. Può succedere tranquillamente che un oranda barra un pesce rosso comune possa stare assieme a quest'altro tipo di pesce, a differenza di altri pesci che possono essere molto molto aggressivi, che possono ucciderlo proprio così spietati. Quindi ripetiamo, sono come noi umani, ci sono quei pesci che si comportano in un modo e quei pesci che si comportano in un altro modo. Questo ne ho parlato anche in un video se non sbaglio, ma magari lo andrò a approfondire presto perché molta gente
non lo sa, ecco, che quindi magari arriva a mixare pesci eteromorfi con pesci omeomorfi, portando quindi a competitività alimentare e problemi proprio fisici. Per chi non lo sapesse, che cos'è la competitività alimentare? Se noi andiamo a mixare pesci molto veloci con pesci molto lenti, può succedere che i pesci veloci mangino tutto il cibo di quei poveri pesci che sono lenti. Quindi avremo dei pesci malnutriti, a differenza dei pesci veloci che saranno molto molto grassi. Questa è detta competitività alimentare, che è quello che succederebbe con oranda e pesci rossi comuni. I pesci rossi comuni sono molto veloci, mentre gli oranda sono molto goffi nel nuotare. Andremo quindi a portare meno cibo agli oranda e troppo cibo ai pesci rossi comuni, e questo non va fatto bene. Questa è una caratteristica molto importante. Voglio aprire un argomento molto ampio. Allora, abbiamo parlato più o meno, ripeto più o meno perché c'è ancora da dire, del pesce rosso con altri tipi di pesci, con chi può stare in generale. C'è da dire che ci sono moltissime varietà, specialmente per gli oranda, che hanno caratteristiche stranissime e che quindi non possono stare magari con determinate altre razze, per farci capire. Non so se mi sto spiegando bene. Allora, esistono al giorno d'oggi tantissime razze, varietà, come volete chiamarle, di oranda con delle caratteristiche che comportano gravi problemi nella loro vita. Per farvi un esempio, molti testa di leone, quindi la razza di Kohaku, hanno uno wen, quindi quella escrescenza carnosa sulla testa, troppo sviluppata, talmente sviluppata che li va sopra gli occhi, quindi abbiamo dei pesci con dei problemi di vista. Stessa cosa per i pesci con occhi sporgenti, come i Blackmoor, che hanno anche loro problemi di vista. Stessa cosa per i Bubble Eye, quindi pesci con grandi guance molto voluminose, che anche loro hanno problemi di vista. Abbiamo pesci con queste caratteristiche che purtroppo sono nate col passare degli anni, nelle lunghissime selezioni in Cina e in Giappone, di pesci rossi oranda. Per carità, sono molto belli e curiosi da vedere, ma hanno i loro problemi. Questo vi fa capire quindi che non dobbiamo mettere pesci normali, quindi magari un oranda con un Owen poco sviluppato, assieme a un oranda con un Owen molto sviluppato. Questo perché l'oranda con l'Owen meno sviluppato vede meglio, a differenza di quello con l'Owen meno sviluppato che quindi vede peggio. Andremo anche lì ad avere una competitività alimentare, quindi un pesce che può mangiare tranquillamente a differenza di un altro pesce che non è così veloce quanto il coinquilino, ecco, come dire. Stessa cosa anche per i Blackmoor, per i Bubble Eye, per i Celestial e tanti altri. Mi piacerebbe magari approfondire in un video le varietà degli oranda, perché sono veramente tante, belle e molto curiose. Ognuna ha una storia, devo dire. Ho fatto un video speciale su Blackmoor, quindi se avete questo tipo di pesce andate a guardarlo. Secondo me vi può interessare. Questo è veramente importante perché ci sono dei pesci che hanno dei gravi problemi nel nuotare, come ad esempio il Perscale, chiamato anche Oranda Ping Pong, che ha un grossissimo problema nel nuoto perché ha una vescica natatoria due volte più sviluppata rispetto agli altri pesci ed è gonfio, ma gonfissimo. Se non lo conoscete andate a cercarlo su internet, si chiama Pearl Scale, che è un oranda chiamato Oranda Ping Pong. È fa ridere da vedere perché è goffissimo nel nuotare, però è molto molto strano e poverino ha i suoi problemi anche lui, quindi fa fatica ad andare a mangiare, fa fatica ad andare sul fondo e così via. Quindi nel caso di questi pesci andiamo a inserirli con solo ed esclusivamente altri pesci con le stesse problematiche, ecco. Ci sono invece altre varietà che hanno proprio delle malformazioni negli occhi, come i Celestial, che quindi hanno le pupille rivolte verso l'alto. Anche loro hanno questo tipo di problema, che quindi non riescono ad andare a mangiare il cibo, hanno problemi anche proprio con l'allestimento, quindi magari vanno a sbattere contro gli elementi d'arredo, e anche lì non dobbiamo inserirli con altri pesci rossi che non hanno questo tipo di problema, che andranno a mangiare solo il loro cibo. È molto strana, è poco conosciuta questa cosa, quindi è sicuramente un sacco di volte pesci che muoiono di fame proprio per la competitività alimentare. E niente,
Nel caso degli Oranda, sì, negli Oranda, nel caso dei pesci rossi comuni, quindi Carassus auratus auratus, quelli monocoda comunissimi in giro, ci sono anche lì molte varietà, ma c'è una regola fissa anche per questi. Molto meno esigente, ma ce n'è una. Ci sono pesci rossi comuni con pinne più voluminose e pesci rossi comuni con pinne meno voluminose. Vi faccio un esempio. Un pesce rosso comune non può stare con un pesce rosso cometa, perché il cometa ha delle pinne molto lunghe, a differenza di un pesce rosso comune che ha le pinne molto corte, e come abbiamo detto prima, quelli con le pinne lunghe sono più lenti nel nuotare e quelli con le pinne corte sono decisamente più veloci. Di conseguenza anche lì, pesci rossi attirati dalle pinne andranno a mangiare le pinne, andranno a rubare il cibo agli altri pesci, portando quindi un acquario malato, quindi con dei pesci malati, dei pesci stressati e quindi non piacevole, ecco, per farci capire. Quindi, ripeto, con i pesci omeomorfi, devo stare attento che faccio sempre confusione, si fa più facilmente una convivenza. Un esempio di convivenza sono pesci cometa con gli shubunking. Gli shubunking sono una varietà di pesce rosso inglese che sta diventando sempre più comune nei nostri acquari, che ha sia la varietà pinne lunghe, sia la varietà pinne corte. Quindi se vogliamo mettere pesci rossi comuni, andiamo a cercare o tutti i pesci rossi con le pinne corte, o tutti i pesci rossi con le pinne lunghe. Ripeto, c'è sempre l'eccezione, quindi c'è sempre quel pesce che è molto molto pacifico, a differenza di quel pesce che è molto molto aggressivo. Per farvi l'esempio, Sky, che è un killer, anche se è un pesce a differenza di tanti altri, molto pacifico, ma purtroppo non è così, infatti è da sola, poverina. Vediamo invece l'argomento, quello che interessa più a voi sicuramente. Pesci rossi con altri pesci. Apriamo il capitolo pesci pulitori. Prima vado a vedere se ci sono delle domande, che così ne approfitto. Allora, qua faccio un casino, non mi va neanche internet, spero che si senta bene, fatete bene, poi non è piacevole. Vabbè, guardo da qua. Allora, aspettate, Niente, qua ha smesso di prendere internet, non vedo neanche più le domande. Solo che qua, eccolo qua. Ci siamo. Problemi tecnici, come sempre, dopo tutto. Oggi ho provato a mettere le cuffie, quindi col microfonino magari si sente meglio. Ecco, chat dal vivo. Che c'è? Perfetto. Chat dal vivo. Qua mi è arrivato un altro telefono, così da vedere bene le domande. Allora, vediamo. Mamma mia quante. Allora, mamma mia. Aiuto. Ok. Hai un Blackmoor? No, ce l'ho avuto tanto tempo fa, si chiamava Jade, che è un nome femminile, ma poi ho scoperto che era un maschio perché si stava riproducendo con un testa di leone, e ne ho sempre avuto solo uno e non credo che ne prenderò altri. Più che altro perché adesso ho imparato a far riprodurre testa di leone, vedrò come cresceranno questi piccoli avannotti, che non sono già più degli avannotti, ma sono già dei piccoli pesciolini, e quindi niente. Ne ho avuto uno, molto bello, lo consiglio, ma non per i principianti, perché nel video su Blackmoor ho detto più di una volta che soffrono più facilmente gli errori del neofita, ecco, quindi magari sbalzo di temperatura e così via. Quindi pesci rossi, specie che hanno gli stessi comportamenti e dove vivono? Sì, per farti un esempio, Luca, col tuo guppy, quindi un pesce del Sud America che vive in un pH tra 7 e 7,5, che ha pinne voluminose ed è uno pacifico, può stare con altri poicilidi. Quindi andiamo sul Poicilia sphenops, quindi il Molly, possiamo andare sul portaspada, che non so, non è un poicilio, sbaglio. Sì, è un poicilio il portaspada. E sono anche con l'Ixifophorus maculatus, che sono i plati.
possiamo anche aggiungerlo con altri pesci di altri posti come i barbus, che hanno valori un pochino diversi, ma ci si può, possono adattarsi, ma meglio evitare questi rischi, ecco. Quindi ecco, ti dico solo che sì, più o meno sì. Questo non vuol dire che bisogna, che va bene solo se si fa un biotopo, cioè pesci dello stesso lago, per farti capire. Ma bisogna fare tutto con le giuste, fatto bene, ecco, che sennò si può arrivare ad avere un acquario proprio brutto, brutto da vedere. Non a livello estetico, ma proprio a livello salutare, quindi avere pesci malati così, senza motivo. Allora, io un pesce rosso grigio, non mi ricordo la varietà. Miranda, allora, o è semplicemente grigio, ma se no conosco una varietà di pesci rossi che è più simile alla varietà selvatica. Adesso non mi ricordo come si chiama, ma se è completamente grigio, senza macchie, può essere questa strana varietà con le caratteristiche selvatiche. Quindi molto interessante. Ciao, Grazia. Damiano Di Mauro, eteromorfi possono stare tutti insieme? Come ho detto prima, sì e no, quindi gli eteromorfi, quindi parliamo di Oranda, possono stare insieme, ma tutti quelli con delle caratteristiche simili. Quindi andremo a mettere pesci con difficoltà nel nuoto, come pesce ping pong, pesce blackmoor, pesce celestial, insieme, a differenza di Oranda comuni, che quindi nuotano benissimo e vedono benissimo, che li mettiamo con altri Oranda comuni. Questo perché, ripeto, ci sono dei pesci che hanno dei problemi proprio per colpa delle lunghissime selezioni antiche, ecco. Poi se avete qualche domanda, non mi sono spiegato bene, chiedete pure. Io ho un pesce rosso Kimbuna, non lo conosco, magari dopo mi vado a informare. Allora, ma l'egeria densa la mangiano? Damiano, come puoi vedere qua nel mio acquario c'è solo egeria densa, non la mangiano affatto, anzi la ripuliscono solo dalle alghe. Cresce benissimo, tra l'altro sto notando adesso che sta facendo delle radici veramente grandi, quindi vuol dire che a livello di sali minerali siamo al giusto livello, temperatura si è adatta tranquillamente alle acque fredde. Io qua non ho il riscaldatore, saremo sui 15 gradi, io tendo sempre a tenere i pesci su acque più fredde, perché così sono anche più resistenti agli sbalzi di temperatura. E no, vive benissimo, la consiglio a tutti, non solo per i pesci rossi, ma anche per i pesci tropicali. È un ottimo nascondiglio per magari delle nascite di avannotte improvvise, sono perfette per farli riprodurre, perché hanno queste piccole fogliette ottime per farli sediare le uova e si appiccicano bene, quindi l'ho potuto testare quest'estate con la schiusa degli avannotti. Ma i carassi o carpe possono stare con le trote? Allora, ho visto un articolo a riguardo, perché mi sarebbe piaciuto farlo anche a me con il laghetto del mio vicino, e non possono. Adesso non mi ricordo il motivo preciso, ma credo vivano in acque diverse, proprio a livello di valori. Credo che la carpa koi viva in acque più dolci e meno inquinate rispetto a una trota, che quindi ha ancora le caratteristiche selvatiche. Quindi, se ricordo bene, non possono starci insieme. Anche perché la trota è veramente più aggressiva rispetto alla carpa, perché è prevalentemente carnivora la trota, mentre la carpa è prevalentemente erbivora, anche se sono tutte e due onnivore. Le sardine possono essere domesticate? Non lo so, sicuramente sì. Molta gente purtroppo fa una cosa che a me non piace, che è proprio quello di andare a catturare pesci in natura per portarli in acquari, portando quindi a dei poveri pesci che si stavano prima in un mare, in un laghetto, a fare una vita domestica. Quindi mi raccomando, non fate mai questa cosa. Quindi non andate mai a catturare pesci in natura, lasciateli dove sono. Comprate pesci domestici che sono molto belli e sono già nati in cattività, ecco. Questo è molto importante per me. Filos, con quello che ti ha consigliato il 9 per il... Ah, solo quello? Ah, perfetto, grazie mille. Luca mi ha consigliato il nome Jack per il Betta. Mi piaceva molto, ma purtroppo mi è arrivato un nome molto prima, che è stato Kaen, che vuol dire fiamma in giapponese. Non mi ricordo chi me l'ha detto, ma mi è piaciuto veramente tanto. Sappiate che se quest'estate vi nasceranno i nuovi pesciolini, andate avanti con i nomi.
Devo solo dirvi una cosa, questi sei pesci ce n'è solo uno con un nome, quindi se avete altre idee scrivete pure qua nei commenti, che andiamo subito a battezzarli, come dire. Gli Oranda possono stare in laghetto in Sicilia? Assolutamente sì. Io li tengo solo d'estate perché vivo in pieno nord Italia e quindi gli inverni sono molto rigidi, mentre in Sicilia credo, adesso non so, non ci sono mai stato, che anche in pieno inverno non arrivi sotto zero. Cioè adesso non lo so, con questa storia del cambiamento climatico l'Italia si sta capovolgendo, quindi al nord fa caldo, al sud fa freddo, quindi... Comunque ti dico che l'Oranda, allora nel mio caso, può stare anche sui 10 gradi, ma anche sotto, ma per il semplice motivo che io li ho fatti nascere in acqua fredda. Mentre invece per i pesci rossi appena comprati devi monitorare la temperatura giorno per giorno, soprattutto di notte. Un mio consiglio per evitare sbalzi di temperatura, magari fare un laghetto ricco di pietre, cioè non proprio dentro, ma proprio fatto di pietre o di cemento. Questo perché il calore viene disperso lentamente e i pesci non hanno sbalzi di temperatura. Perché l'escursione termica giorno-notte credo sia abbastanza difficile da sopportare a questi poveri pesci. So che probabilmente non c'è una risposta, ma qual è il tuo pesce preferito? Allora, il mio pesce preferito è e lo sarà sempre la carpa koi. Mi piace un sacco, sia a livello estetico, sia la sua storia, sia la sua simbologia. Per chi non sapesse, la carpa koi in Giappone è come i cani per noi qua, quindi la gente ha proprio i laghetti interni, vengono persino regalate ai giovani sposi come segno di riconoscimento, perché... Per chi non lo sapesse, koi è anche visto come segno di amore. Ecco, una curiosità sulle carpe koi. Il nome koi in giapponese vuol dire carpa, quindi la traduzione in italiano sarebbe carpa carpa. Cioè, una cosa stranissima. Appena l'ho scoperta sono rimasto malissimo. Si può tenere il pesce rosso con le caridine? Mi spiace Luca, ma assolutamente no. Perché, come abbiamo detto prima, sono pesci intanto onnivori, che quindi possono mangiucchiare tranquillamente. E poi, se cresciuti bene, hanno una apertura della bocca abbastanza ampia. Sono grandi come pesci, ricordo. Quindi le caridine durano pochi minuti, te lo posso assicurare. Caridine possono stare benissimo con altri esemplari tropicali, quindi caracidi, come i neon e cardinali, che sono... ottimi coinquilini per le caridine, oppure Corydoras e altri pesci pulitori pacifici. Per i pesci pulitori andiamo più su pesci d'acqua fredda. Allora, esiste un Ancistrus che si chiama Ancistrus Bulldog, che può stare tranquillamente a temperature molto basse, perché è originario delle montagne delle Ande, quindi sta tranquillamente anche lui sotto il ghiaccio. E se no, col pleco, allora io quest'estate avevo... Dash, che è il mio pleco, che pensavo fosse un Ancistrus, ma alla fine era un pleco, lo tenevo per un po' di ore al giorno nel laghetto e stava benissimo. Però, ripeto, sono sempre pesci tropicali, quindi se vogliamo tenerlo con i pesci rossi, va bene, ma teniamo la temperatura alta. Ma per alta intendo 17 gradi, non di meno. Può stare con i pesci rossi il pleco? Assolutamente, ve lo consiglio. Non può starci il Corydoras, lo dico perché mi è stato chiesto da uno di voi l'altra settimana, perché, come ho detto, l'Oranda ha bisogno di un fondale variegato, a differenza del Corydoras, che ha bisogno di sabbia molto fine. Quindi i pesci rossi con le pinne corde sono gelosi dei pesci rossi cometa. Ah, guarda, non sai quanto mi piacerebbe entrare nelle teste dei pesci e sentire cosa dicono. Un'altra curiosità sui pesci rossi, hanno una memoria di 6 mesi, quindi ogni 6 mesi loro si dimenticano chi li dà da mangiare, come funziona l'acquario e così via. Ogni tanto butto una curiosità così, sai. Ciao, il tuo video è molto interessante, si vede che ti sei documentato molto per farlo. Purtroppo nella chat sono tuoi amici che più di essere interessati a pesci che non si è interessati a scherzare. Ma non mi interessa assolutamente, a me piace condividere con voi appassionati, questa mia passione, perché qua da me non ho amici che hanno acquari, pesci e così via. Sì, ne ho alcuni, ma non sono interessati. Diciamo che Filos Aquarium è la mia valvola di sfogo, ecco, per sfogarmi a raccontare di pesci, acquari e così via. Grazie mille.
Cosa posso fare per eliminare le alghe del laghetto? Abbiamo diversi modi per eliminare le alghe in laghetto. Io consiglio solo ed esclusivamente quello naturale, quindi il modo naturale. Esistono degli elementi chimici che inseriti nell'acqua portano all'eliminazione delle alghe, ma non li consiglio affatto perché possono variare i valori dell'acqua. Mentre invece il modo naturale per eliminare le alghe sono principalmente due. Uno è l'acquisto di pesci barra animali anfibori che quindi andranno ad alimentarsi e a cibarsi delle alghe, quindi come loro principale fonte di cibo. Quindi andremo a parlare di ancistrus, andremo a parlare di botia, che io consiglio un sacco, lumachine d'acquario, quelle che noi chiamiamo fisa o lumache spontanee, che non sono molto amate dagli acquariofili, ma io le amo un sacco perché sono uno molto carine, molto utili, si riproducono facilmente e sono, ripeto, utili, cioè mi puliscono perfettamente il vetro. Io ne ho una colonia grandissima, devo dire. Magari anche lì ve ne parlerò un'altra volta. Se no, caridine, le caridine non sono grandi mangiatrici di alghe, ma quelle piccoline proprio sui sassi le vanno a mangiare, specialmente se ne abbiamo tantissime. Un altro invece è già il semplice pesce rosso, quindi già il pesce rosso si nutre di alghe, ma non ha la bocca abbastanza piccola da mangiare quelle piccole e fini. Quindi niente. Un altro modo invece è quello di aggiungere delle piante specializzate. Come ho specificato nel video dell'acquaristina naturale, ci sono delle piante specifiche per l'eliminazione delle alghe. Leggera densa, quindi questa che state vedendo, è l'alga, sì, l'alga è la pianta contro le alghe per eccellenza. Non so per quale motivo scientifico sia possibile, ma co contribuisce alla digestione delle alghe nell'acqua, ecco. Per le alghe bisogna anche vedere proprio la maturazione. Ecco, se abbiamo un acquario, barra un laghetto con tante alghe, può essere anche dovuto a una maturazione scorretta, quindi inserimento di pesci sbagliati, acqua troppo dolce oppure acqua troppo acida e così via. È un argomento molto molto complicato, però interessante. Allora, gli Oranda possono vivere in laghetto in Sicilia? Sì, come ho detto, possono vivere, ma bisogna monitorare giornalmente la temperatura, specialmente quella notturna. Quindi non posso prendere una carpa regina o specchio? Non posso prendere una carpa regina o specchio con le mie koi? Sì, se è una carpa va bene. Anche le carpe koi possono stare benissimo con anche le carpe di originarie selvatiche, non so come dire, con le caratteristiche della carpa selvatica come la carpa specchio. Può stare tranquillamente, sono sempre carpe, arrivano dallo stesso luogo, hanno lo stesso valore dell'acqua, hanno le stesse necessità, quindi possono stare tranquillamente insieme, non ti preoccupare. Se ne avrai l'occasione, farai mai un raduno tra acquariofili? Non ne avrò mai l'occasione perché, cioè, non è che sono pessimista, però non è che si può fare una cosa così grande. Io sono solo un ragazzo a cui piacciono i pesci ed è già bello avere questi 820 iscritti per me. Quindi non andiamo già a guardare le cose troppo sopra quello che potrebbe succedere davvero. Quelli che vedo sono tutti ex avannotti? Sì, allora tutti tranne quello grosso arancione, che è Kohaku. Gli altri sono figli di suoi e di Osaka. Tra l'altro Osaka purtroppo un po' di tempo fa ci ha lasciati perché, non mi ricordo bene perché, ma ho sbagliato qualcosa con i piselli, credo, perché è morto al giorno dopo che gli ho dato i piselli. Forse ha ingerito troppo velocemente, quindi si è tappato, quindi ha avuto un blocco intestinale, che quindi sono incurabili se non con riposo e digiuno. L'avevo notato già prima, quindi già la mattina dopo, che non stava bene, quindi l'ho tenuta a digiuno, ma non ho potuto farci niente. Era il mio pesce preferito, Osaka, era un pesce rosso di grande qualità, era molto bello, era di una selezione veramente molto molto professionale. Infatti era un pesce fantastico e sono felice che mi abbia lasciato i suoi figli. Quindi qua nel mio acquario ho ancora dei pesci con delle linee di sangue della caratteristica del testa di leone. Quindi andiamo alla grande.
Hai già un'idea su dove andare per il tuo prossimo Philos Tour? Allora, non ho più fatto dei video su Philos Aquarium Travels, che è per la precisione, perché uno, con la storia del COVID non sono più andato a fare viaggi, e due, ho visto che non è piaciuto a nessuno. Avevo fatto un video sull'acquario di Dubai, quindi quest'anno a marzo, quindi un anno fa sono stato a visitare l'acquario di Dubai all'interno del Dubai Mall, dove ho fatto un intero tour delle vasche, sia vasca esterna, quindi quella da 10 milioni di litri con tutti i pesci di grandissime dimensioni, sia con la parte acquario zoo, quindi con tutti i pesci caratteristici che abbiamo noi. Molto molto bello, proprio bello. Se vi interessa, andate pure a vedere il video, è stato postato un anno fa, quindi si chiama, credo, Dubai Mall Aquarium o cose del genere. Mi piacerebbe fare anche un altro video in un altro posto, magari in Italia. Mi piacerebbe portarvi dei video dell'acquario di Genova. Adesso da un sacco di anni che non ci vado, ma mi piacerebbe tornarci, fare un po' di riprese e farvi un bel video con tutto il tour delle vasche degli acquari di Genova. Grazie. Il mio veterinario mi ha consigliato in inverno in acquario per due oranda, testa, leone e blackmore, temperatura di 22 gradi. Va bene perché in inverno i pesci hanno il sistema immunitario più basso e le temperature più alte contribuiscono alla formazione di anticorpi. Quindi è meno probabile che i tuoi pesci si ammalano. Il tuo veterinario è uno proprio che ne sa, si vede sicuramente. Non so se conosce Exotic Farm, comunque lui dice che i pesci pulitori non esistono, nel senso che non è giusto di mai così. Allora, Exotic Farm di persona non lo conosco, ma è un canale fantastico, io ve lo consiglio, è proprio un canale veramente completo, molto più professionale del mio, perché è un ragazzo che alleva pesci proprio come mestiere. Allora, lui, l'ho già visto quel video, lui dice che i pesci pulitori non esistono, ma vi spiego perché. Allora, è semplicemente un modo di dire, io lo dico per comodità, perché se no sarebbero, non so come, non so come chiamarli, ecco, ma era più visto come pesci pulitori, quindi pesci schiavi che puliscono l'acqua, l'acquario. Io non la penso assolutamente così, non la penso assolutamente che compri pesci pulitori perché ti puliscono l'acquario. Si chiamano magari pesci gatto, oppure hanno tantissimi nomi, però io l'ho sempre chiamati così. E credo che li chiamerò sempre così, ma sappiate che li chiamo così semplicemente perché è il nome più comune. Comunque, i pesci pulitori non esistono, vuol dire che non esistono pesci schiavi che ti puliscono l'acquario, assolutamente. Ripeto, anche se si chiamano pesci pulitori, non vuol dire che si alimentano con tutto quello che trovi in un acquario. Hanno bisogno di cibo apposta per i pulitori. Quindi le stick, le tabs, le pastiglie e così via. Come abbiamo detto prima, uno aveva chiesto come posso non far mangiare le tabs al pesce rosso, quelle del pulitore. Allora, ho avuto anche io lo stesso problema, basta semplicemente nutrire il pesce rosso in superficie e nello stesso momento mettere la pastiglia nel fondo, così che il pesce rosso mangia il suo mangime e il pesce pulitore mangia il suo mangime, così non bisticciano, ecco. Molto interessante, sei un grande allevatore. Beh, allevatore è una grossa parola. Exotic Farm è un grande allevatore, proprio uno bravo. Ma le lumache d'acquario non vengono mangiate dai pesci rossi e le carpe koi? Vengono mangiate, sì, dai pesci rossi grossi vengono mangiate veramente con appetito. Infatti ogni tanto vedo Kohaku che fa crack 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 dentro la mandibola, ha detto voilà, si è mangiato una lumaca. È una cosa normale. Ho notato che i piccoli mangiano le uova delle lumache, e è un bene, ma è anche un male, perché povere lumache dovranno nascere prima o poi. Ma li fa bene, sono ricche di proteine e poi la bava delle lumache fa molto bene al loro intestino. Mi dispiace per le lumache, ma è la natura, quindi il pesce grande mangia l'animale più piccolo, la legge dall'acquario. Ovviamente anche le carpe koi lo fanno, quindi sono molto più grandi. In media un pesce quanto può vivere? Allora, è tutto molto molto diverso da pesce a pesce. Ci sono pesci come i pesci rossi comuni che vivono persino 30 anni, oppure le carpe koi che hanno la vita media di 60 anni, pensate, tantissimi. È sbagliato dire che il pesce rosso vive poco, perché invece è uno dei pesci che vive più in assoluto. È semplicemente un modo di dire che quindi il pesce rosso vive poco perché la gente non lo sapeva allevare. Semplicemente quello, voglio essere sincero con tutti voi. Il pesce rosso non vive per niente poco,
cioè vive tantissimo, bisogna saperlo levare, saperlo gestire. E anche per questo che serve il Philos Aquarium, per cercare di prevenire qualsiasi tipo di problema dovuto magari a un errore da neofita, ecco. Di recente sto avendo grandissime soddisfazioni perché sto aiutando proprio a curare dei pesci. Quindi se avete dei pesci malati, volete avere qualche consiglio, io sono disposto ad aiutarvi. Ovviamente se non posso aiutarvi ve lo dico, non è che dico cose a caso. Però mi farebbe veramente piacere potervi aiutare e ricevere quel commento che mi aspetto, che è proprio il mio pesce è tornato come prima. Quindi ringrazio quelli che mi hanno contattato per risolvere i problemi con i loro pesci. Quindi in media un pesce quanto può vivere? Non esiste una media vera e propria. Ci sono pesci che vivono solo 2 anni, come i pesci combattenti, ovviamente alcuni vivono anche di più, e pesci che vivono anche 60 anni, come le carpe koi. Quindi una vita media non esiste, ecco. Contro le alghe, oltre a quanto detto, utile ridurre ore di luce artificiale, ridurre il cibo, abbassa un pochino la temperatura, aumentare le piante che c'è luce. Hai assolutamente ragione, grazie di avermelo detto, perché hai detto delle cose molto molto importanti, perché adesso vi spiego perché grazie ha detto queste cose. Allora, ridurre le ore di luce per eliminare le alghe, questo perché? Perché le alghe di natura crescono quando hanno un'illuminazione continua, un'illuminazione regolare. Stessa cosa anche per la luce solare. Quindi se non vogliamo che le alghe crescano, andiamo a mettere l'acquario lontano da una finestra. E se non vogliamo che crescano, cerchiamo di ridurre le ore di luce veramente al minimo. Quindi le alghe si sviluppano con la luce. Come per le piante, ecco, anche se sono differenti, quindi piante e alghe sono 2 cose completamente diverse, hanno questa caratteristica comune. Un'altra cosa che ha detto è ridurre il cibo. Questo perché il cibo, se è troppo, va a depositarsi sul fondo. Questo cibo va a produrre ammoniaca, che è una cosa molto nociva per i pesci, è per questo che facciamo i cambi d'acqua, e di conseguenza fertilizzante, per farci capire, per le alghe. Quindi avremo ancora più alghe. Un'altra cosa invece è abbassare un pochino la temperatura. Funziona come per i pesci con le alghe. Se andiamo a mettere temperature più alte, il loro metabolismo è molto veloce e quindi crescono meglio e tranquillamente. Mentre se invece abbassiamo la temperatura, la loro crescita diventa minima, quindi crescono proprio il minimo indispensabile. E basta, aumentare le piante a crescita veloce. Questo perché le piante a crescita veloce andranno a prendere gran parte della vasca, togliendo spazio alle alghe. Spero che possa essere d'aiuto a qualcun altro e andiamo avanti. So che non c'entra con l'argomento, ma che impressione ti ha dato il palazzo più alto del mondo, il Burj Khalifa? Mi ha dato un'impressione veramente piacevole, perché io vivo in Valle d'Aosta, quindi non è che c'è una metropoli da dire come a Dubai. E è stato impressionante perché, non avendo mai visto i grattacieli dal vivo e come primo grattacielo vedere il Burj Khalifa, è stato pazzesco, perché il Burj Khalifa è alto, se non sbaglio, 800 e passa metri, è una cosa enorme, e poi è molto spettacolare perché è pieno di luci, è veramente pazzesco, è un'emozione indescrivibile, soprattutto la sera quando ci sono le fontane di Dubai in azione con la musica, quindi è veramente bello. Il Burj Khalifa ha anche uno schermo proprio su tutta la parete principale, quindi si proiettano delle vere e proprie immagini, è proprio tutt'altro che in Italia. Ciao Cristiano, salve, come si allestisce un acquario per quanto riguarda l'acqua? Posso prendere acqua di rubinetto? Come la devo trattare? Questo è un argomento molto comune che ha bisogno di una risposta ben chiara. L'acqua di rubinetto, tutti dicono che non va bene, o c'è chi dice che va bene, sono tutte scuole di pensiero diverse, ma io vi dico la mia. Allora, l'acqua di rubinetto va bene, ma con delle determinate caratteristiche. Allora, in giro per l'Italia abbiamo acque di rubinetto molto diverse. Ci sono acque molto calcaree, acque meno calcaree, acque più acide, acque più dolci e così via.
Prima di tutto prendiamo un bicchiere d'acqua del nostro rubinetto e analizziamo i valori, quindi pH, KH, GH, nitriti, nitrati e così via. Vediamo se sono troppo alti o troppo bassi. Se stiamo nella media, quindi se stiamo nei valori medi, possiamo utilizzarla ma solo dopo 24-48 ore di maturazione. Per maturazione si intende semplicemente lasciare a riposo l'acqua per 2 giorni. Questo aiuterà a sviluppare un po' di una leggera nascita di batteri che poi verranno messi in acqua e vengono evaporate e messe sul fondo le sostanze metalliche, quindi proprio quello che fa male ai pesci. Successivamente, dopo che abbiamo fatto maturare l'acqua per 2 giorni, la inseriamo nell'acquario e andiamo ad aggiungere il biocondizionatore. Il biocondizionatore è un liquido molto comune in tutti i negozi specializzati che serve proprio a eliminare cloro e batteri nocivi dei pesci. Quindi andiamo a prendere l'acqua matura, già preparata 2 giorni prima, più giorni passano meglio è, la mettiamo in vasca e in base al litraggio mettiamo un tot di millilitri di biocondizionatore. Avremo quindi un'acqua ottima per tutti i pesci e sani. Io faccio così, pensate che prendo anche l'acqua della doccia, che la trovo sia ottima. A me mi ha aiutato con la Kohaku, con la setticemia. Grazie a te ho prevenuto e curato, ora sta benissimo. Sono veramente felice, questi sono i messaggi che mi piacciono più di tutti. E grazie a te di avermelo detto, che così mi rendo un po' utile, perché sennò questo canale non credo sia tutta sta roba. E ripeto, grazie a te di avermelo detto, mi ha fatto veramente piacere. Grazie per aver risposto alla mia domanda. Anche io sono del nord, nordissimo, grande. Valle d'Aosta number one, addirittura. Io ho appena preso dei pesci corridoras e dei neon. Sì, allora, ok, sì, possono stare bene insieme corridoras e neon. Sono 2 pesci originari del Sud America. In natura li possiamo trovare nel Rio Negro. Acque medio acide, quindi sì. A che temperatura le tieni, così per curiosità? Grazie mille, davvero mi sei stato utilissimo. Nessun problema, scrivi pure, tanto le live servono più a questo. Hai mai fatto un bagno con i tuoi pesci? Allora, non l'ho mai... Ah, sì, invece sì. Allora, apriamo questo argomento imbarazzante, ma mi piacerebbe veramente dirvelo. Io sono uno con una mente un po' stravagante. Quest'estate ho fatto una cosa orribile che non farò mai più. Ho messo tutti i miei pesci rossi, ho messo Kohaku, i piccoli e Osaka, tutti insieme dentro la mia piscina, senza cloro, e ci ho nuotato insieme. Non fatelo mai, era solo un mio sogno che volevo fare, ma li ho tenuti per pochi minuti, poi li ho rimessi nel laghetto e poi sono stati tutti alla grande, ovviamente. C'è da dire che, non per vantarmi, ma io ho una grande fiducia con i miei pesci, cioè loro vengono a mangiarmi dalle mani, anche se erano stressati, loro mi venivano, infatti mi mangiucchiavano tutto il costume. Era una sensazione stranissima. E non fatelo, perché stressa i vostri pesci e se non sono confidenti è proprio il peggio del peggio. Poi c'è da dire che io ho anche dell'acqua abbastanza ottima per loro ed è per questo che vivono molto bene da me i pesci rossi. Quindi sì, quando ero più piccolo invece avevo messo i pesci rossi nella vasca da bagno, ma non come detto, semplicemente nella vasca da bagno, perché ho detto wow, li metto nella vasca più grande così crescono meglio, balle. Perché crescono meglio, sì, ma se li tieni giorni, mesi. Come avete potuto vedere con le carpe, in pochi mesi, in un 10.000 litri, sono diventate enormi. Io invece sono del sud, sudissimo. Qua è bello come cosa, avere gente proprio da tutta Italia, è piacevole come cosa. Infatti vi dico solo che ho avuto un'idea per lo speciale 1.000 iscritti, se ci arriviamo. Vediamo se vi piace. Ho pensato per i 1.000 iscritti una sorpresa per tutti voi, tutti quei pochi ma buoni, e vorrei condividere un link per una riunione Meet o Zoom, come volete, in un video e ci colleghiamo a una determinata ora, così che proprio possiamo parlare tra di noi, perché così scrivendo non c'è nessun tipo di interazione, non si può capire bene di cosa si sta parlando. È una mia impressione, mi è piaciuta come idea, spero possa piacere anche a voi, perché così magari
ci possiamo conoscere tutti un po' meglio, facciamo una vera e propria community di acquariofili, ecco. Spero vi possa piacere come idea, fatemelo sapere qua nei commenti. Quindi, quindi pesci rossi e pesci tropicali, no, giusto. No, sì ma no, perché come ho detto, i pesci rossi possono stare coi pleco, che sono dei pesci del Sud America, possono stare anche con gli Ancestrus Bulldog, che sono dei pesci delle Ande, quindi sono pesci tropicali ma particolari, ecco. Quindi i pesci rossi possono stare con determinati tipi di pesci gatto, ma non con guppi, plati e tutte queste cose qua. Anche se molta gente lo fa, ecco. Ripeto che io fino a un anno fa, due anni fa, ero il peggiore degli esempi, perché avevo pesci rossi, betta maschi, betta femmine, plati, guppi, tutti insieme, era un fritto misto, ma con la F maiuscola. Ciao e complimenti per i video, grazie mille Salvatore, grazie a voi continuerò a farne, perché vedo che vi piacciono, ecco, sono felice veramente per questa cosa. Anche io Sud... Che cosa pensi del sushi? Io sono un fanatico del sushi, se devo essere sincero. Mi piace un sacco, non faccio finta di niente, faccio finta che non siano pesci. Ecco, vi dico solo una cosa, non prendo mai il sushi alla carpa koi. Anche se c'è in molti ristoranti, non mi va di prenderlo, non me la sento. Per me la carpa è sacra e non mi va. Però, se no, per il resto, sì, io vado matto per il sushi, veramente, è uno dei miei cibi preferiti, devo dire. Continuate con le domande, tanto abbiamo tutto il tempo, domani domenica si dorme. No dai, stavo scherzando. Ho fatto anche un video la scorsa settimana sulla malattia di punti bianchi, ho visto che vi è piaciuto. Continuate così, che pian piano riusciamo a fare veramente un piccolo gruppo di acquariofili, che è il mio obiettivo. Quando non c'è più il COVID ci organizziamo una sushiata. Beh, perché no? Ogni scusa è buona. Come si capisce se una carpa è maschio o femmina? Allora è molto difficile, ma sono sicuro che ve lo posso spiegare. Allora, ripeto, è difficile distinguere il sesso di una carpa koi, ma non è impossibile. Ci sono grandi e piccole differenze. La differenza più grande è quella che la carpa femmina è decisamente di dimensioni maggiori rispetto alla carpa maschio, perché la carpa femmina intanto ha anche un ventre molto pronunciato, perché deve tenere migliaia e migliaia di uova ogni anno, a differenza del maschio che è molto più affusolato. Parlando di organi riproduttori, possiamo notare che nella carpa femmina si ha un piccolo triangolino sporgente che si sviluppa durante la stagione della riproduzione, che è chiamato ovodepositore, a differenza del maschio che la fessura anale è proprio incava verso l'interno, che serve proprio per la fecondazione all'interno della femmina. Ripeto, la femmina è più grande, il maschio è più piccolo, organi riproduttori diversi. Un'altra caratteristica è proprio anche... le femmine sono molto più grasse, sono molto più tozze, questo vale anche per i pesci rossi, e questa è la principale differenza. Poi c'è anche una differenza nelle pinne pettorali, che non ricordo, ma può darsi che ci farò un video, e basta. Comunque è molto semplice, ma molto difficile, non so come spiegarmi, è un argomento troppo ampio da spiegare, spero che quel poco che ti ho detto ti possa essere stato utile. Odio le persone che maltrattano gli animali, soprattutto i pesci rossi, soprattutto i betta. Purtroppo nel mondo c'è veramente uno sfruttamento animale, guardate, non fate imparare queste cose qua perché mi salgono i nervi. Non c'è un minimo di sensibilità, andiamo a vedere dei pesci che vivono in delle bottigliette, nel caso dei betta, però nel caso dei betta è diverso perché sono particolari e vivono tranquillamente, ma vedi proprio il pesce rosso nella boccia, adesso sono sicuro che uno di voi ha il pesce rosso nella boccia, per favore, è una tortura per lui, perché la boccia ha i vetri curvi portano gravi danni alla vista dei pesci e anche proprio al cervello.
Perché, per farvi un esempio, mettete l'occhio davanti a una lente di ingrandimento per un po' di tempo e noterete un grande mal di testa. E per i pesci rossi la stessa cosa. Anche se purtroppo, a differenza nostra, non possono dimostrare dolore, non avere dolore, perché questi pesci stanno malissimo, ma non possono dimostrarlo nei nostri confronti. È proprio brutto. Negli altri animali non lasciamo stare, che se no qua stiamo fino a domani. Vediamo un po'. Ciao, ultimamente ho della muffa chiara nell'acquario, pesci rossi, ne ha colpi rossi. Cosa si tratta? Allora, ti rispondo a una domanda, solo voglio chiederti una cosa: la muffa è sopra i pesci rossi o è sui vetri o sull'allestimento? Scrivilo qua che ti rispondo subito. Quindi la muffa è sopra i pesci o è proprio nella vasca? Non ho capito. Io ho delle carpe che in estate hanno l'ano che sporge in fuori e altre no. Esatto, quindi hai dei maschi e delle femmine. La maturità sessuale delle carpe è veramente lunga, quindi avremo dei pesci almeno con 10 anni di vita che può fare una gran figliata. Con 5 anni magari si possono già riprodurre, quindi andiamo su pesci già di grandi dimensioni, su almeno 30 centimetri, ma credo anche di più, ecco. Quindi prima che si riproducano le mie carpe, ce ne vorrà di tempo. Ciao, come riconoscere maschio o femmina? Blackmoor? Allora, nel caso di Blackmoor, quindi andiamo a parlare di Oranda, a differenza delle carpe, le differenze sono molto semplici. Vi ricordo che pesci rossi e carpe koi sono della stessa famiglia, quindi sono dei carassi, e le differenze sono le stesse, quindi abbiamo una femmina più grande, abbiamo una femmina con un ventre più pronunciato, a differenza del maschio, che sarà di piccole dimensioni, che sarà con un ventre decisamente meno pronunciato, più fuscello, non so come dire. Ovviamente è difficile, quindi non è una cosa da tutti capirne le differenze, ecco. E poi, ripeto, la femmina è molto cicciona, cioè ha la pancia veramente cicciotta. Infatti, nei koi e nei goldfish show, quindi nei concorsi di morfologia dei pesci, nel caso di carpe koi e pesci rossi, vengono portati quasi sempre pesci femmine, perché sono pesci più grandi e più belli, cioè dicono, e poi a me piacciono tutti. Ampullari ed eritine vanno bene in un acquario di Oranda e Ranciu? Allora, ampullari ed eritine, per chi non sapesse, sono delle lumache d'acquario. Le ampullarie sono di grandi dimensioni, a differenza delle Fisa o delle Limnea, hanno sia il sesso maschile che il sesso femminile, quindi non sono sì, eteromorfi, non sono. Aiuto, mi sono perso il termine. Sono. Aiuto. Ermafroditi, ecco, non sono ermafroditi, a differenza delle neritine, che credo sia la stessa cosa. Possono starci. Nì, perché Oranda Ranciu hanno bisogno anche loro di acque un po' più basse a livello di temperature, sempre sui 17 gradi, specialmente le neritine hanno bisogno di acque più calde. Ovviamente io adesso non le ho mai avute, quindi non posso dirti proprio se ci stanno o meno. Prova a chiedere magari a qualcuno che ce le ha già avute. Ecco, posso solo dirti che hanno bisogno di acque più calde, quindi possono starci tranquillamente come no. Ok, beh, assolutamente. Spero siamo tutti d'accordo con Luca perché ha detto una cosa veramente importante. E per i pesci rossi, come si nutrono maschi o femmine? Qual è il periodo in cui si riproducono? Ripeto, distinzione vaga, femmina più grande. Maschio più piccolo, femmina con la pancia più gonfia, maschio con la pancia più stretta e allungata, organi riproduttori diversi, quindi femmina sviluppa l'ovodepositore durante la stagione di riproduzione, a differenza del maschio che ha l'ano meno sporgente. Quando si riproducono i pesci rossi? Allora, in acquario possono riprodursi tutto l'anno, ma io preferisco farli riprodurre all'esterno, come farebbero in natura. Adesso non si riproducono, uno perché non ho femmine pronte alla riproduzione e due perché ho la temperatura più bassa. I pesci rossi si riproducono fine primavera, inizio estate, principalmente. La riproduzione inizia a fine aprile,
nel mio caso. A fine aprile iniziano a svilupparsi i tubercoli nuziali nei maschi e inizia a vedere il loro depositore nelle femmine, ecco, per farci capire. Quindi andiamo in primavera. Questo perché in primavera aumentano le temperature, gli ormoni sono pronti a riprodursi e a svilupparsi, e quindi abbiamo la fecondazione diretta. Per chi non sapesse, gli oranda barra pesci rossi barra carpe koi si riproducono, a differenza di pesci come guppi, plati, tramite uova. Non sono ovovivipari, loro sviluppano proprio le uova che poi vengono fecondate dal maschio e si schiudono poi dopo 3 giorni a una temperatura di 25 gradi. Vediamo un po'. Arrivano un sacco di domande oggi, cavolo, questa sì che è una live. Eppure l'idea di nuotare con i propri pesci è dolcissima. Pensa che ho paura dell'acqua, ma da quando i miei spic spanno e vorrei essere piccolina come loro e nuotare insieme. Sì, sarebbe una cosa bellissima. Purtroppo non si può fare. Sarebbe bellissimo poter pensare come gli animali. Sicuramente ci beccheremo un sacco di insulti, perché purtroppo l'animale... Credo non esisterà mai l'animale domestico per eccellenza, ecco, forse il cane, ma non credo esisterà mai l'animale domestico per eccellenza che ci ama per qualsiasi cosa, che sei la persona migliore che mi hai mai conosciuto, non credo. Spero che esista, ma non credo esista proprio. Torniamo alle domande. Filos Aquarium, il più bravo del mondo. Del mondo, spero, dicessi. Non guardiamo i doppi sensi. Assolutamente d'accordo. Ah, ecco, mondo. A che età si riproducono i pesci rossi? Si riproducono dai 2 anni in su. Hanno una riproduzione che può durare anche quando sono adulti, quindi anche a 10-20 anni si riproducono tranquillamente. Ecco, la riproduzione è una cosa che succede principalmente 1-2 volte l'anno. Quindi preparatevi che se avete un pesce rosso pronto a fare le uova una volta, le farà di nuovo 2 volte. Cioè, di nuovo un'altra volta, ecco. A me ha fatto 3 o 4 deposizioni, ecco. Tantissimi avannotti, Infatti, se notate qua, ho pesciolini più grossi e pesci più piccoli perché arrivano da diverse deposizioni. La muffa copre una pietra che ho messo a parte del filtro. Il filtro lo pulisco ogni mese. Allora, so già più o meno che cos'è, non ne sono sicurissimo, ma 80% sì. Non è una muffa, ma sono delle alghe filamentose. Ma non quelle verdi, ci sono proprio delle tipologie di alghe molto corte e di colore grigiastro scuro, ecco. Può essere dovuta o a uno sbalzo dei valori, che quindi c'è stata una maturazione dell'acquario diversa, oppure credo magari è un acquario avviato da poco, ecco, perché normalmente queste cose succedono quando hai un acquario avviato da poco, quindi da un mesetto neanche, magari 2. Fammi sapere. Qual è il tuo pesce d'acqua salata preferito? I pesci d'acqua salata mi piacciono un sacco e il mio preferito è il pesce pagliaccio. Non solo per la sua estetica, quindi questi colori molto sgargianti, ma perché è un pesce di facile allevamento ed è un pesce che si riproduce facilmente rispetto agli altri pesci d'acqua salata. È molto bello, lo consiglio a tutti, io non ne ho mai avuto uno, neanche 2, però è bellissimo perché vive anche in acquari più piccoli, perché tanto se li mettete un'anemone loro non si spostano più di tanto. Sono i pesci per eccellenza per cominciare con gli acquari d'acqua salata. Se no, vabbè, ci sono un sacco i pesci chirurgo, ma ce ne sarebbe tantissimo da dire. Non sono tanto informato con i pesci d'acqua salata. Sono veramente specializzato in acquari d'acqua dolce, ecco. Ho fatto un video sull'acquario d'acqua salata, con quel poco che so per avviare un acquario, è piaciuto molto. Veramente, l'altra volta per curiosità sono andato su internet a autocercarmi, quindi ho cercato Filos Aquarium su internet e ho notato che dei blog di acqua salata hanno messo il mio video da guardare.
Quindi proprio in bella vista, mi ha dato una soddisfazione incredibile, quindi vuol dire che non ho detto cavolate. Ciao carissimo, ho i due maschi che stanno stressando troppo la femmina, ho dovuto separarli, ma ogni volta lo metto di nuovo nell'acquario e torno a stressarla. Cosa devo fare? Allora, anche a me è successa questa cosa e ho lasciato fare alla natura. La natura è stata brava, nessun pesce morto, sono nati dei piccoli bellissimi e così via. Se qui hai più di un maschio, perché io ho avuto la fortuna di avere solo un maschio con tre femmine, è diversa la questione. Due maschi possono portare la femmina proprio alla morte. Io farei così. Allora, tanto i maschi rincorrono la femmina solo finché non la fecondano. Quando fecondano la femmina si calmano subito. Quindi tu prova a lasciargli un po' di giorni. Se vedi che però la femmina non ce la fa più, fai che metterli via da qualche parte. Non lo so perché purtroppo la natura è così. Cioè, ripeto, il mondo dei pesci è crudele, ma brutto, perché i genitori la maggior parte si mangiano le loro uova, si mangiano i piccoli, a differenza di molti cichlidi che non lo fanno. C'è una cura da parte dei genitori minima, a differenza di altri pesci. E niente, è proprio triste come cosa. Quindi prova a vedere come si comporta la femmina. Appena si fa fecondare, ti dico solo che i maschi la smettono. Quindi appena vengono fatte uscire le prime uova, è a posto. Ovviamente poi dopo un mesetto, no, dopo qualche settimana ripartiranno, ma è così solo per l'inizio della stagione di riproduzione, che siamo molto vicini. Tra l'altro, auguri a tutti per il primo giorno di primavera, anche se io pensavo fosse il 21 marzo, ma oggi Google mi ha ricordato che è il 20 marzo, ma non lo so. Finalmente sto inverno è finito, non ne potevo più. Come sta andando con le lumache che guariscono l'handicap di cui hai parlato l'anno scorso? Per chi non lo sapesse, le lumache che guariscono l'handicap sono le Limnea stagnalis, quindi una varietà selvatica di lumache d'acquario. Cioè, che non sono d'acquario, ma sono molto belle. Come sta andando? Non te lo so dire, perché visto che non vivono bene in acque tropicali o in acque per pesci rossi come queste, no, sì, vivono bene nell'acqua di pesci rossi, le consiglio, a differenza di quelli tropicali. Le ho liberate in uno stagno naturale in un bosco, ma le ho lasciate lì più che altro solo per l'inverno, perché ne avevo talmente tante e ripeto che sono tra le lumache più grosse, quindi arrivano veramente a grandi dimensioni, non avevo lo spazio. Si sono riprodotte tantissimo e quindi sono in libertà adesso, cioè quest'estate le andrò a riprendere assolutamente e ci farò dei video a riguardo. A proposito, ha fatto le uova nell'acquario. Ah beh, complimenti. Ripeto, se un pesce fa le uova nell'acquario, vuol dire che è in piena forma. Quindi, complimenti a te. Spero che non le abbia fatte per terra, spero che le abbia fatte sulle piante, così almeno le puoi separare e far nascere i piccoli. Perché se le fa per terra, cioè sul fondale, rischi che si incastrino nei sassolini e che se le mangino. Quindi fammi sapere, sono curioso, così vediamo se far nascere o meno questi piccolini. Oppure lasciare fare alla natura, ecco, quindi fare selezione naturale come ho fatto io. Anche io 2 anni fa avevo un'oranda a testa di leone. Per mia ignoranza l'ho nutrito tanto, infatti in 11 era cresciuto, sì. Ma era molto tondo, verso ottobre-novembre ha avuto degli spasmi ed è morto. Purtroppo sì, è una delle cause principali di morte dei pesci, ma voglio rispondere a una domanda molto comune. Perché i pesci muoiono per troppo cibo? Premessa, i pesci non muoiono per troppo cibo, muoiono per una cattiva, non so come dire, per una sbagliata somministrazione. Quindi se andiamo a somministrare cibi in scaglie, quindi pieni d'aria o cibi in granuli che non vanno sul fondo, di bassa qualità, avremo un pesce che si infiammerà in tempo zero alla vescica natatoria. Quindi io con i miei pesci rossi, se mangiano troppo, mica muoiono. Li lascio un giorno di digiuno ed è a posto e sono perfetti. Quindi voglio solo precisare questa cosa. E ha mangiato le sue uova. Oh no! Ero talmente felice che ti avevano fatto le uova, ma con questo messaggio, cavolo. Vorrei essere un allevatore, ma ho 9 anni. E beh, qual è il problema? Hai tutto il tempo per diventarlo.
bisogna veramente crederci. Cioè, io vi dico solo che io non sono uno solo per i pesci, eh. Il mio sogno è quello di lavorare con i cavalli, sinceramente. I pesci è semplicemente un passatempo che è arrivato per caso. Quindi io credo invece nel mio futuro con i cavalli e sono sicuro che ce la farò. E come te, se ti piacciono i pesci, vai così. Sei destinato a diventarlo. Per i Blackmoor c'è un modo molto semplice per capire se sono maschi. Quando raggiungono l'età sessuale iniziano ad avere i puntini bianchi sulle guance vicino alle branchie. Grazie, grazie di essere qua, grazie perché visto che io parlo a vanvera, mi dimentico le cose più importanti in assoluto, che non devo, cioè, cavolo, grazie di avermelo ricordato. I pesci rossi e carpecoi, quindi i carassi, durante la stagione di riproduzione, nel caso dei maschi, sviluppano i tubercoli nuziali, che sono questi puntini bianchi che dice grazie che si trovano sulle branchie, che si trovano anche sulla base delle pinne, e ci fanno capire, uno, che il pesce rosso è maschio, e due, che è pronto a riprodursi. Questo non vale solo per i Blackmoor, eh? Attenzione, vale per tutti i pesci rossi, sia eteromorfi, sia ameomorfi, e anche le carpe koi. Grazie mille. A che temperatura si riproducono orientativamente gli Oranda? Si riproducono a una temperatura medio-alta. Quando siamo sui 20-22 gradi si riproducono. Cioè, si riproducono facilmente. Bisogna trovare la giusta coppia, le giuste coppie, perché normalmente si deve usare un maschio di due femmine, oppure due maschi per ogni due femmine. Ecco, con i pesci rossi è un po' diverso, magari anche lì posso parlarvene dopo. Si riproducono a una temperatura medio-alta, quindi non a 17 gradi, che è la temperatura ideale, non a 25, che è troppo, ma sui 22-23. Ecco, andiamo lì. Hai ragione, prima avevo un acquario più piccolo, adesso da un mese ho questo più grande, magari è quel sbalzo. Che dici? Devo pulire o basta, poi col tempo si risolve? Se vai a pulirla, ti ritornerà di nuovo. Perché visto che abbiamo capito che è un acquario che è avviato da poco, può essere che deve ancora smaltire questi batteri che causano la muffa. Quindi lasciala lì, a meno tanto non farà male ai pesci. È una cosa che si sviluppa così, come natura vuole. Quindi lasciala lì. Se proprio ti fa schifo da vedere, toglila, ecco. Però ti dico solo che finché non si stabilizzano i valori, rimarrà lì. Quindi col tempo si risolve. Domanda scomoda, ma come avviene la fecondazione dei pesci? Non è affatto scomoda, non mi vergogno per niente a dirlo. La fecondazione, esistono due tipi di fecondazione, fecondazione interna e fecondazione esterna. Mi spiego meglio. Nel caso dei guppi, o delle gambusie, o quindi dei principali poicilidi che conosciamo noi, ma anche nei plati, abbiamo una fecondazione interna. Quindi, come noi mammiferi, c'è il maschio con la pinna riproduttrice, chiamata gonopodio, che si inserisce nell'organo riproduttore della femmina, portando quindi a una fecondazione delle uova interna. È una cosa che avviene solo in pochi tipi di pesci, perché se no la fecondazione è sempre esterna. Per fecondazione esterna si intende quando il pesce femmina depone le uova, che poi può deporle o nelle piante o su un sasso o sulle pareti dell'acquario, quindi una superficie liscia in generale, che poi vengono fecondate direttamente dal maschio. Quindi la femmina andrà a deporre uova non fecondate, dove poi il maschio le feconderà direttamente sul posto. Questa è detta fecondazione esterna, che è la riproduzione di quasi tutti i pesci, mentre invece nei guppi, plati, portaspada e così via, una lunga lista di poicilidi e tanti altri, c'è una fecondazione interna, quindi più semplice. Questi con la fecondazione interna sono tutti ovovivipari, cioè che dopo il tempo di gestazione nasceranno piccoli già vivi, quindi non ci saranno alle posizioni di uova. Per il ragazzo con i due maschi che stressano, valuta di mettere un'altra femmina con il tuo negoziante di fiducia, magari cambia stessa età e tipo dell'esistente già, magari risolvi. Sì, può essere un'ottima idea, grazia. Può andare bene, sì,
Va bene, fai pure così, perché così i maschi si distraggono con altre femmine. Non ci ho pensato. Ricordati che dobbiamo festeggiare a 1.000 iscritti. Ti saluta mia moglie. Sei bravissimo, coraggio sempre avanti. Se non hai sentito, magari, prima ho detto che ho avuto un'idea per i 1.000 iscritti, che magari posso pubblicare un link per una riunione Meet o Zoom in un video. E ci possiamo trovare lì una determinata ora, così proprio possiamo parlarci, ecco, perché non è bello sentir parlare solo me e vedere voi che scrivete, io che rispondo. Così magari ci possiamo conoscere anche un po' meglio e possiamo, ecco, avere più stimoli di comunicazione. Io non so come, ma l'anno scorso ho preso uno scazzone, il pesce che sta tra le rocce nei corsi di fiume. L'ho messo con la koi, dato che avevo delle pietre con le alghe come nel fiume, è cresciuto un sacco. Sni, sì e no, perché ok, tu l'hai preso dalla natura e poi l'hai messo in un laghetto, che è più o meno accettabile. Però la cosa peggiore, proprio, ma peggiore, è quello di prendere pesci in natura e metterli in acquario. Ci può anche stare quello, eh. Ci può anche stare, se tanto lo metti in laghetto è molto simile al loro ambiente naturale. Però se lo mettete in acquario, no, ragazzi, per favore. Cioè, fatelo per il bene dei vostri pesci. Ciaone, ciao Michael. Come si vede se il guppy è maschio o femmina? Il guppy, chiamato anche pesce milione per la sua grande facilità di allevamento e per la sua facile riproduzione, ha delle caratteristiche veramente, veramente subito, cioè si riconosce subito un maschio da una femmina, hanno delle caratteristiche completamente diverse, il maschio e la femmina. Intanto, il maschio ha una colorazione molto sgargiante, delle pinne molto voluminose, c'è da dire che al giorno d'oggi con le lunghe selezioni si riesce ad avere anche le femmine con colorazioni sgargianti e pinne voluminose, ma questo è un dettaglio recente. C'è Kohaku che sta iniziando ad andare a dormire. Guardatelo qua nell'angolino che dorme. Ecco, l'ho svegliato. Quindi, maschio, pinne più voluminose. Adesso dico in generale: pinne più voluminose, colori molto sgargianti, a differenza della femmina, che è intanto, come per i pesci rossi, molto più tozza. Poi ha le pinne molto più corte e ha una colorazione misera. Quindi, la maggior parte sono grigiastre, ma ovviamente dipende dalla varietà e dalla selezione. Un'altra caratteristica che si nota subito all'occhio è la pinna riproduttrice. Allora, nel caso dei maschi, abbiamo una pinna ventrale molto molto appuntita, chiamata gonopodio, a differenza della femmina che ha le pinne completamente arrotondate, ecco. La femmina, come per i pesci rossi, ho detto che è tozza, ha una bella pancia, e nel caso dei guppi, ma abbastanza in tutti i poicilidi, si sviluppa, anche se non è gravida, una macchia grigiastra o nera alla base dell'ano, chiamata macchia di gravidanza. È molto semplice distinguere un maschio dalla femmina nei guppi. Ciao. Allora, poi per il tuo compleanno ti regalo un pesce pagliaccio. Fai finta che sia un pesce pagliaccio. Va bene. Però ti dico solo una cosa: se me lo regali, aspetta che magari mi organizzo perché non mi va di prendere pesci a sorpresa che poi magari non posso tenere come dovrebbe essere tenuto. Per me è un po' informale perché non ho mai avuto un acquario d'acqua salata. Comunque, grazie della disponibilità. Quale pesce mi consigli con i guppi? I guppi sono i pesci da comunità per eccellenza, hanno veramente tantissimi pesci con cui possono stare per un semplice motivo, perché loro sono originari del Sud America, che è il luogo dove nascono, dove vivono la maggior parte dei pesci d'acqua dolce nei nostri acquari. Quindi parliamo di pesci come può stare benissimo con gli handler, che sono altri poicilidi, che sono più piccoli ma molto colorati, può stare con i molli. Poicilia Sphenops, può stare con i portaspada, può stare con i plati, Sciphophorus maculatus, può stare con i Corydoras. A differenza dei pesci rossi, lui può stare con le caridine, quindi i guppi possono stare con le caridine, a meno che non siano proprio appena nate, ecco, per farci capire che proprio sono a portata di bocca. Può stare con Ancistrus, può stare con.
fammi pensare, aiuto, certamente tanti pesci da dire che non mi vengono neanche più in mente. Può stare con la gambusia? Beh, no, è sbagliato dire che può stare con la gambusia perché vive in valori un po' più acidi. Può stare, fammi pensare, con altri pesci ovovivipari. Può stare con tantissimi pesci, ecco. A me piacciono un sacco gli acquari monospecifici, cioè gli acquari di una sola specie, quindi tantissimi guppi maschi e femmine di varietà diverse, tutti insieme, che poi magari si riproducono e vengono fuori degli ibridi, anche se molta gente è contraria agli ibridi, ma a me piacciono un sacco. Quindi hai veramente l'imbarazzo della scelta. Magari scrivimi un commento sul canale, su un video a caso, che ti rispondo magari con più precisione. Ciao, ho costruito in giardino tutto in economia, vasca da 500 litri e filtro sottodimensionato. Come posso eliminare acqua verde? Non ho nessun fondo, pianto lampada UV, grazie. Allora, è una cosa molto semplice. Allora, è normalissimo che ci siano le alghe verdi, vuol dire che è un acquario che si sta avviando come dovrebbe, con i tuoi batteri stanno iniziando a lavorare bene, a iniziare a sviluppare la flora batterica per lo sviluppo delle piante. L'unico modo per farlo è fare cambi d'acqua più frequenti, quindi magari due cambi d'acqua a settimana del 20%, o magari tre cambi a settimana del 10%, e andare a eliminarle manualmente, così proprio da levarle proprio. Se poi ricrescono le levi ancora, se poi ricrescono le levi ancora, appena ci sarà un valore stabile, le tue alghe, cioè, non diventerà più acqua verde. Cioè, ti dico solo che acqua verde vuol dire proprio acqua con le alghe, acqua matura. Quindi è una cosa bella. Quindi lasciale stare, lascia così, magari fai qualche cambio d'acqua, leva un po' di alghe in giro e vai alla grande. Magari prendi anche dei pesci che possono nutrirsene e sei a posto. Un altro consiglio è proprio mettere nel laghetto dei molluschi bivalvi. Molluschi bivalvi, ci sono le cozze d'acqua dolce che sono un ottimo sistema di filtraggio naturale, che quindi possono contribuire proprio a levare le alghe. Quindi continua così. L'idea della riunione Meet la adoro. Bene, bene, bene. Spero che piaccia anche agli altri. Farei un video sui betta? Sì, lo farò. Vi dico già che lo farò la prossima volta perché io ho il betta nuovo qua. Solo che non l'ho ancora fatto perché, come ho detto nella live precedente, era in un periodo di crisi perché era appena arrivato, era molto stressato. C'è da dire che arrivava da una mia amica che le aveva fatte riprodurre a casa sua, quindi aveva anche tutti i suoi fratellini. E adesso, poverino, è in una vasca a parte da solo, cioè da solo, è in una vasca all'interno di una vasca, quindi vede gli altri pesci. Non l'ho messo con gli altri pesci perché è piccolissimo. Ha un annetto, ma è piccolissimo. Paura che Sky se lo pappi in un boccone. Quindi sì, farò un video sul betta. Ne ho già fatti un anno fa, ma sono imbarazzanti, quindi non state neanche a guardarli. Alla ricerca di Nemo o alla ricerca di Dory? Se parli di film, allora io li ho guardati tutti e due, mi piace molto, molto, molto di più alla ricerca di Dory. È veramente fatto bene, mi piace. Anche se è una cosa da bambini, ma io sono così, mi dispiace. Ma non so te, ma sono io il problema con le carpe coi che saltano fuori dalle vasche? I pesci rossi no, però. Ti posso dire, dare la mia opinione? Quando le carpe saltano fuori dalla vasca, vuol dire che sono in un ambiente inadatto, cioè magari con poca ossigenazione oppure semplicemente con un litraggio basso. Te lo dico perché l'ho scoperto guardando dal mio negoziante che aveva delle carpe appena arrivate, che erano molto stressate, che saltavano fuori dall'acquario. Infatti hanno dovuto mettere un tappo perché giustamente era un acquario un po' sovraffollato, le carpe erano stressate, quindi l'ambiente non era per niente adatto a quel tipo di pesce ed è per questo che saltavano fuori. Quindi se le tue carpe saltano fuori vuol dire che c'è qualcosa che non va nel tuo laghetto. Ho tantissimi guppi e si sono pure riprodotti. È bellissimo, anch'io ho fatto riprodurre i guppi un anno fa e è bello. È un peccato che le femmine se le mangiano, infatti se vogliamo farli nascere nell'acquario dobbiamo sviluppare una grande piantumazione così che i piccoli si possano nascondere. Voglio solo fare un appello che ho già fatto anche nelle altre live.
non facciamo partorire le femmine di Guppy nelle sale parto di plastica, perché è una cosa brutta e porta tanto stress e porta quindi anche a dei pesci che nascono pesci con malformazioni fisiche, perché se la femmina è stressata anche i pesci nascono tutti storti. Quindi io li ho fatti riprodurre, li ho fatti nascere nella nursery, quindi questa sala parto, solo perché avevo dei ciclidi nell'acquario, quindi pesci carnivori per eccellenza. Bene, quindi fate nascere i vostri pesciolini nell'acquario, lasciate che la natura faccia il suo corso e mettete tante piante. Quindi l'acquario stile naturale è proprio questo, far sì che i pesci possano fare quello che farebbero in natura. Mi consigli un acquario grande che costa poco? Allora, io questo acquario qua non è un acquario di marca, se sbaglio. Io ti consiglio le vasche di allevamento. Allora, sono degli acquari come questo. Questa è una vasca di allevamento, ma a differenza degli altri non sono di marca. Sono di un litraggio più ampio e costano decisamente meno. Costa un pochissimo. Un acquario da 80 litri ti costa neanche 100 euro, a differenza del mio acquario da 90 litri della Tetra, il Voyager, che costa già più di 100 euro. Ecco, cioè, anche lì è un po' come i vestiti, se l'acquario è di marca costa di più, ma giustamente anche un livello di qualità. Ecco, una vasca di allevamento ha dei vetri di qualità minore rispetto a una vasca di marca. Come marche consiglio Tetra e Sera, secondo me sono quelle migliori. Ah, per gli acquari anche la Jewel, non so come si pronuncia, Jewel, non so, ma sono anche loro fantastici. Con i pesci tropicali mi trovo bene e va bene. Quindi opta per delle vasche di allevamento se costano poco. Secondo te qual è il tuo elemento terra, acqua, fuoco, aria? Non c'entra niente, ma vabbè. Non credo sia acqua, perché a me piace l'acqua, mi piace stare al mare, no. Vabbè, ci penserò poi, ti faccio sapere. Io ho preferito Nemo, è la mia infanzia, lo amo. Sono semplicemente gusti, ecco. Però a me piace molto Dory, perché è una storia completamente diversa. Abbiamo poi la mia parte preferita è quando arrivano in quell'acquario dove c'è la beluga, che è fantastico. Ecco. Poi quando scappano, è bellissimo, bellissimo. Mi è piaciuto anche Dory, anche se è un po' Nemo. Io ho dei pesci rossi maschi che rompono le scatole alle femmine, perché ho 5 maschi e 4 femmine. Come ha detto Grazia, che ha dato una grandissima idea, inserisci altre femmine oppure togli dei maschi, è semplicissimo. Ringrazia Grazia, perché non è stata una mia idea, non ci sono arrivato, quindi grazie. A me le carpe koi saltano fuori dalle vasche in quarantena, ecco, questo dice proprio tutto su quello che ho detto. Durante la vasca in quarantena, intanto se in quarantena vuol dire che è malata, se è malata vuol dire che è stressata, se è stressata vuol dire che l'ambiente non va bene oppure che ha cambiato proprio lo stile di vita, ecco. Quindi la carpa salta fuori semplicemente perché è stressata, allora è proprio per quello che succede. Allora non ti preoccupare, va tutto bene. Ho risposto a tutte le domande, siamo arrivati a un'ora e mezza di live, cavolo, cioè qua il tempo vola. Non ho neanche finito gli argomenti, ma non voglio finirli perché siamo veramente veramente, cavolo, un'ora e mezza è tantissimo. Sono felice di rispondere alle vostre domande. Vi dico già che con gli argomenti ho finito, perché se no siamo qui fino a domani. Nel frattempo che aspetto delle domande, voglio raccontarvi la storia di Kohaku. Kohaku l'ho acquistato il 14 febbraio di 3 anni fa, quindi il giorno di San Valentino. Era un pesciolino che stava da solo nella vasca e quindi ho detto, poverino, lo porto a casa. Cosa è successo? Visto che ero un ignorante più totale, avevo l'acquario tropicale con betta, guppi, plati, corridora, avevo proprio tutto dentro, cioè avevo un mezzo mondo di acquariofilia in 90 litri, la cosa peggiore da fare. L'ho inserito dentro, per carità è stato benissimo i primi mesi, poi un giorno guardo bene e ha perso le pinne, letteralmente, ha perso tutte le pinne, aveva solo il peduncolo. Ero sicuro morisse, non so come facesse a nuotare, era una cosa
un miracolo che fosse sopravvissuto. Ho detto, voilà, questo povero pesce morirà presto. Ma poi, guardando come si comportava, ho fatto la cavolata di non spostarlo. Lui è rimasto lì e come andava, andava. Ho fatto finta di niente e poi la coda e le pinne che aveva perso, sicuramente le aveva mangiate un altro pesce, sicuramente, li sono ricresciute completamente. Adesso vedete che le pinne sono arancioni e bianche, ma io vi giuro che quando l'ho comprato, prima che li mangiassero le pinne, era tutto, tutto arancione, ma tutto, anche le pinne. È semplicemente perché le pinne che gli sono ricresciute non avevano il pigmento arancione, che avevano le pinne originali, e quindi ha sviluppato questa caratteristica della pinna bianca. È una storia breve ma molto intensa, secondo me. Sono stato. Ero veramente in pena per lui perché ero sicuro morisse. Allora, amore a prima vista, non proprio, ma conosci gli axolotl? Assolutamente. Gli axolotl sono tra i miei, come si dice, tra i miei anfibi preferiti. Per chi non lo sapesse, gli axolotl sono delle tipologie di salamandre domestiche molto molto carine. Ce l'aveva una mia amica, è morta da poco, ma aveva tantissimi anni e non mi ricordo come si chiamava, ma era un axolotl a colo bianco, credo, con le diramazioni lati rosse, quindi il classico axolotl domestico. Sono molto belli, ma non sono facili da tenere. Costano anche tanto e hanno bisogno di acquari molto grossi, possono stare da soli, ma meglio anche aggiungere altri esemplari. Però non ne ho mai avuto uno, sinceramente. Sarebbe bello averne uno, perché sono particolarissimi, ma non mi va. Cioè, sto bene con quei pesci che ho adesso e quindi niente. Però è molto bello. Ci sono diverse varietà, c'è la varietà dorata, la varietà scura, la varietà bianca, ce ne sono tantissime, c'è anche la varietà selvatica. È molto carino, veramente carino. Comunque, se magari avrò la fortuna di o averne uno oppure trovarne uno in negozio, potrò fare delle riprese e farvi una piccola scheda di allevamento. Per le schede di allevamento chiedete pure se ho la possibilità di avere delle riprese, posso dare un po' di consigli a una determinata tipologia di pesce. Dai, non ci sono altre domande, aspetto ancora qualche minuto, chiacchiero un po' a vanvera, tanto per cambiare. Se non ci sono domande o altri argomenti da aprire, io chiuderei qua. È normale che il mio betta ha cambiato colore da rosso a bianco? No, non è normale, te lo dico sinceramente. Nel caso dei pesci rossi è normale. Ci ho fatto anche un video a riguardo, ma nel betta non credo proprio sia normale. Credo. Allora, può capitare nei pesci stressati, ecco, perché normalmente quando andiamo a acquistare nuovi pesci, il pesce è stressato e quindi diventa pallido. Quindi o lo è, può essere che lo hai appena comprato. Adesso non voglio dire una cavolata, magari l'hai appena comprato e quindi è ancora stressato, oppure è molto stressato, può essere, perché non credo sia normale. Dagli un'occhiata un po' alle pinne, vedi se sono sfilacciate, se ha qualche problema. L'importante è che mangi, ecco, se non mangia è sicuramente malato. Spero di no, quindi, però fammi sapere, che se no mi preoccupo, cavolo. Al negozio di animali dove prendo i pesci rossi ci sono dei betta in bicchieri di massimo 5 litri. Pensavo di prenderne uno perché mi fa pena vederli così. Si vede che soffrono, stanno sempre sul fondo. Purtroppo, come ne parlavo oggi con un mio amico, esistono tante cose illegali che sono delle cavolate, ma in giro ci sono delle cose legali che sono atroci. Cioè, l'uomo al giorno d'oggi vede il pesce come un animale insensibile, che non soffre, queste cose qua, ma non è vero. L'hanno testato gli scienziati, anche loro hanno le loro emozioni, hanno la loro intelligenza. E non è che se dicono che il pesce combattente vive nelle acque delle risaie, allora può vivere in un bicchiere del cavolo. Cioè, anche per questo nasce Philo's Aquarium. Cioè, io voglio dare la mia opinione e voglio sensibilizzare la gente a allevare i pesci come madre natura vuole. Cioè, non voglio dire cavolate, però
cavolo, tenerli nei bicchieri è la cosa peggiore da fare. Infatti è un peccato, eh. Nel mio negozio, non ho un negozio, ma nel negozio dove prendo i miei pesci invece ci sono le bettiere, che sono anche quelle piccole, ma sono già un po' decenti. Se no, a volte c'erano quei pesci proprio nell'acquario, c'era il betta nell'acquario da 20 litri, bello, tenuto bene, quindi ottimo. Ringrazio l'acquario Octopus per i suoi bellissimi pesci. Allora, conosci le lumache Marisa? Sono grandi a strisce, sono molto belle. Il mio veterinario me ne ha regalate 7, hanno già fatto tante uova, sono in un acquario dedicato. Non le ho mai sentite. Lumache Marisa. Interessante. Potete andare a cercare poi qualcosa sui libri oppure su internet. Sicuramente può interessare anche a qualcun altro. No, ce l'ho da 10 giorni, poi è diventato di nuovo rosso, grazie al cielo. Ecco, un'altra cosa, Luca, che può variare il colore dei pesci, l'ho notato proprio con i miei, è la temperatura. Quando magari un pesce diventa pallido è anche dovuto a una temperatura più bassa. Se magari lo tenevi a una temperatura di 20 gradi, 21, 22, può essere che soffriva per quello. Poi magari l'hai alzata a 25, 26, come dovrebbe essere, ed è tornato normale. Non lo so, sto facendo delle ipotesi, poi più che altro per cercare di capire se ho capito il problema in generale. Ci sono altre domande, fate pure, siamo sempre qua apposta. Spero che i video che vi faccio vi possono essere utili, vi possono aiutare in qualche modo. Mi fa piacere tanto interagire con voi, perché è bello parlare tutti della stessa passione, così da confrontarci. Forse hanno pure il coraggio di scrivere che nel rispetto degli animali e pesci, come se i pesci non fossero animali, non battere nei vetri, poi mettono il betta nei bicchierini. Vergogna. Adesso non voglio aprire discussioni, ma mi spiace veramente, perché questa si chiama incoerenza, ecco, non puoi... Lascia stare, che sennò poi dico cose che non devo. No, perché ho fatto un video. Ok. Ecco, una cosa che ho chiesto, che magari c'era gente che aveva dei problemi con i pesci e mi faceva una vaga descrizione, ma io a volte non riesco a capire solo da un messaggio. Ed è per questo che ho chiesto a qualcuno di pubblicare un video sul suo canale del pesce malato, perché io non ho Instagram, non ho altri tipi di social, se non WhatsApp, e dove, quindi su YouTube non si possono condividere foto o video, quindi magari ho detto pubblica un video del tuo pesce sul tuo canale così ti posso dargli un'occhiata. Ovviamente è possibile, ecco. Come sta Percy? Perseus sta in piena forma, sono andato a trovarlo oggi e abbiamo fatto un po' di cose belle, anche se mi hanno bisticciato perché ha fatto il testardo, ma è un puledro, sono cose che succedono, ma per bisticciare intendo semplicemente no, non fare così, e lui sbuffa e io dai, continua, e lui sbuffa, cioè è un cavallo molto pigro, ma pian piano diventerà un cavallo con la C maiuscola, quindi sta bene. Magari se vi interessa potrò fare un breve video così da raccontarvi un po' di come sta andando. Già 4 mesi che ce l'ho, cavolo, vola il tempo. Quale specie di goldfish sta meglio con i guppi? Ne ho parlato prima, guppi e pesci rossi non stanno benissimo, perché i guppi hanno pinne molto voluminose e sono di piccole dimensioni. Hanno bisogno di acque più calde e di valori diversi. Semplicemente quello, non esiste una varietà che sta meglio con i pesci rossi, cioè con i guppi, quindi mi spiace, ma è così. Ed è cambiato, ok, perfetto. Sì, cerca le lumache, si chiamano Marisa Rotula. Sì, poi adesso me lo scrivo. Ipocrisl. Cosa vuol dire? Scusate l'ignoranza. Rip Balù il mio gatto. Ma no! Mamma mia, che chat è triste. Peccato. Io quest'estate ho perso il mio gatto. Si chiamava Whisky, era troppo carino. Poi non so che fine ha fatto. Mamma mia, quanto siamo? 1:45, è la live più lunga della storia questa. Va bene, dai, vi ringrazio,
Vi ringrazio per essere stati in live, sono sicuro, cioè spero vi possa essere piaciuta. Se vi è piaciuto lasciate like. Se conoscete qualcuno che possa che è interessato a questo mondo, che con degli acquari, consigliategli il canale che magari può diventare anche lui uno dei partecipanti di questo piccolo gruppo di acquariofili. E per il resto niente, ci vediamo nei prossimi video. Che ripeto, il prossimo sarà su Caen, il nuovo beta della Filos Aquarium. Vi terrò aggiornati su tutte le novità e niente, ci vediamo sul canale. Non dimenticate di commentare e per qualsiasi domanda sono a disposizione, risponderò il prima possibile. Con questo chiudo e ci vediamo. Adesso vediamo se riesco a chiuderla. Adesso non mi funziona più il mouse. Ciao ciao!